La rassegna stampa è offerta da... Amici di Lecce News 24, buongiorno, è lunedì 18 gennaio 2016, ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Iniziamo con il Messaggero, svolta fisco, cambiano i controlli, in arrivo la riforma delle agenzie, verifiche meno invasive e più ricorso al mondo del web, la vigilanza passerà direttamente a Palazzo Chigi, evasione per FMI, troppi ritardi. Al centro il Papa prega in sinagoga, siamo fratelli nella fede e il terzo pontefice nel Tempio Maggiore. Intanto dalla Burkina arrivano brutte notizie, è morto il bimbo italiano, razzi sull'ambasciata a Kabul. In basso la vicenda delle trivelle nell'Adriatico arriva anche sui quotidiani nazionali, legge anti-referendum. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, la xylella non dà tregua, il killer degli ulivi, uno studio internazionale a rischio tutto il sud, Toscana e Lazio, dal Salento le aziende chiedono di riprendere subito i controlli. Capitolo governo, furbetti del cartellino, da mercoledì è la fine, rischiano anche licenziamento in 48 ore, Bagnasco sì al Family Day, Galantino frena. Al centro la foto notizia, neve su Puglia e Basilicata, allerta meteo, scuole chiuse in decine di comuni, Potentino stretto dal gelo, temperature fino a meno 10, qui la foto suggestiva di Castel del Monte. Terrorismo, bimbo lucano di 9 anni ucciso in Burkina Faso e figlio del titolare del bar Cappuccino, il papà era emigrato da Bella, tra le vittime anche la madre, una ucraina. Passiamo all'inserto della Gazzetta di Lecce, rimpasto in vista ma ora è scontro sul vice di Perrone, in pole position c'è Gigi Coclite, ok per un posto di assessore annunzia Brandi, a farne le spese sarà Carmen Tessitore. Al centro della cronaca Andrea Lecce, guerriglia allo stadio, 11 i fermati, 5 sono stati rilasciati dopo gli accertamenti, gli altri 6 rischiano l'arresto, alcuni agenti sono rimasti contusi, sequestrati bastoni e materiale esplodente. La cronaca da Arnesano, rapinate in casa, arrivano i parenti, banditi messi in fuga. Nuovo quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, fumogeni e bombe carta, 6 tifosi arrestati in trasferta, momenti di tensione davanti allo stadio di Andria, anche 5 denunciati tra i salentini. E proprio da Andria, Lecce di pari in pari, ma resta nella zona playoff, classifica immutata, i giallorossi però deludono. La politica, alleanza con la destra contro Gorgoni, il PD si spacca, circolo commissariato, scontro tra Piconese e Blasi, tra i democratici, scoppia il caso Cavallini. Andiamo a leggere insieme le pagine interne del quotidiano, la multa solo a casa e così si paga di più, gli automobilisti segnalano l'assenza di notifica sul parabrezza, così al costo della sanzione si aggiungono anche le spese postali, l'importo del verbale aumenta di 16 euro, un vero salasso. Capitolo sanità, contropiano dagli ospedali, non penalizzati i pazienti, ecco i reparti da salvare, il collegio dell'ASL composto da dirigenti e direttori chiede a Bari di attenuare l'uso della scure sui presidi, intanto un salentino su 5 è colpito dall'influenza, le stime di InfluWeb, il territorio indicato come zona rossa. La cronaca dalla regione, assalto alla polizia, arrestati 6 ultra nel derby ad Andria, bombe carta, fumogeni e feriti prima della gara del Lecce, colpiti alcuni agenti, 5 i denunciati. Dalla provincia Arnesano, rapinatori bloccati dai vicini sparano in aria e scappano, i malviventi hanno fatto irruzione in una casa, ma dentro c'era la proprietaria. La politica, Cavallino, commissariamento Partito Democratico e scontro tra Blasi e Piconese, lite tra segretario provinciale e consigliere regionale sulla scelta del candidato per le prossime elezioni comunali. Concludiamo con lo sport e un Lecce in grigio, il punto va bene, sono tutte dell'Andria le occasioni migliori, il pari è figlio soprattutto delle prodezze di Perucchini, al termine della gara le parole di mister Piero Braglia, bravi i miei ragazzi, è un risultato prezioso, il tecnico è soddisfatto, il campo è difficile, qui aveva perso la Casertana, atteggiamento giusto, parole confortanti anche dal presidente onorario Sticchi Damiani, il bicchiere è mezzo pieno in un campionato equilibrato, domenica conto sull'apporto del Via del Mare.
Bene, ed è tutto anche per oggi con la rassegna stampa. Più tardi vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG. Intanto vi ricordo che tutte le notizie con gli approfondimenti sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...